A Bergamo da un anno c'è una scuola d'eccellenza che insegna ai bambini dell'asilo e delle elementari l'inglese. L'inglese come se fosse la prima lingua madre. Ne parliamo questa sera con Chiara Traversi, direttrice dell'International School. Buonasera. Buonasera. Una scuola, quindi lo dicevamo, dove l'inglese è proprio la lingua con cui viene veicolato tutto l'insegnamento, anzi l'italiano è la seconda lingua, quasi la lingua straniera. In questo anno di creazione della scuola possiamo già tirare un bilancio Sì, dell'attività. è stato, diciamo, un anno importante. L'iniziativa è stata molto accolta con grandissimo interesse dalla città. Noi abbiamo lavorato tantissimo. I risultati sono positivi sia in termini di dimensione, perché comunque appunto c'è stato un riscontro molto importante, ma soprattutto, diciamo, la soddisfazione dopo aver fatto un anno così intenso, appunto, è di vedere sia i bambini molto contenti e soddisfatti, sia vedere i genitori, diciamo, sempre più convinti della scelta che hanno fatto. Quante sono le classi che sono state avviate in In quest'anno? quest'anno ci sono state, diciamo, le classi dei piccoli, quindi degli early years, che sono i bambini, diciamo, di 3-4 anni, e le classi elementari di 5-6. Nel sistema internazionale le elementari partono un anno prima, quindi ci sono 6 anni di elementari e partono un anno prima, appunto, rispetto alla scuola italiana. E i bambini hanno avuto un approccio tranquillo con la lingua inglese, l'hanno presa Ma subito? sì, per i bambini è un qualcosa di piuttosto naturale, nel senso che un bambino che è molto piccolo sta imparando la lingua, semplicemente come impara l'italiano, quando la propria mamma gli parla, ovviamente non conoscono tutto il vocabolario, la stessa cosa avviene nella lingua inglese, quindi è un meccanismo molto naturale. Con i bambini più grandi ovviamente sono molto più coscienti di quello che sta succedendo, però diciamo che mediamente nel giro di 3-4 mesi il bambino ha una conoscenza, una comprensione della lingua di circa il 70% di quello che gli viene detto. A fine anno i bambini parlano tranquillamente, anzi a volte tra di loro parlano in inglese, tra bambini italiani parlano in inglese. Il fatto poi di avere stranieri, abbiamo circa il 30% di stranieri a scuola, fa sì che sia una spinta molto importante per poter giocare e Per capirsi tra di colloquiare tra di loro. loro, per cui l'inglese diventa il mezzo e la lingua della scuola, insomma. Tutte le materie sono insegnate in inglese, dunque. Tutte le materie sono rigorosamente insegnate in inglese da personale madrelingua inglese, sono tutte maestre qualificate. Viene introdotto l'italiano, diciamo, da first grade, un'ora al giorno, dove si fa il curriculum, il programma in seriale italiano, quindi il bambino italiano non, diciamo, non perde nulla, non ha uno svantaggio, anzi direi che ne ha Di solo vantaggi. vantaggi. E tra l'altro un'iniziativa che prenderà il via proprio da settembre con il prossimo anno è l'insegnamento attraverso l'iPad, quindi sia inglese che super tecnologia. Sì, perché sono bambini che non hanno il ricordo del pre-iPad, sono bambini nati con l'iPad e l'iPad diventa semplicemente di nuovo uno strumento, così come nel XVI secolo è stato introdotto il libro a scuola e c'erano grandissime, un sacco di persone che non volevano il libro a scuola, adesso si introduce l'iPad con qualche, diciamo, preoccupazione da parte dei genitori, devo dire piuttosto infondate, nel senso che il nostro gruppo, che è fatto da circa 10 scuole sul territorio, hanno già fatto un anno e mezzo di lavoro con l'iPad, e i benefici sono tali e tanti che non c'è dubbio, diciamo, sulla direzione da prendere. Anche perché poi la tecnologia si sa, ormai parla praticamente inglese, quindi. Sì, da questo punto di vista c'è sicuramente il vantaggio in cui i contenuti si trovano in maniera molto più semplice rispetto a contenuti italiani, perché ovviamente ce ne sono di più. E, diciamo, la tecnologia è un mezzo che ha la capacità nello caso specifico l'iPad, di coinvolgere il bambino. Per cui, per fare un esempio pratico, no? Se io devo studiare le regioni italiane con i capoluoghi di provincia, farlo attraverso un puzzle interattivo è molto più divertente che non studiare, diciamo, una lista sulla vecchia cartina. E saranno magari molto più bravi i bambini che hanno a che fare con queste tecnologie, magari gli insegnanti un po' meno? Sì, è proprio così, nel senso che, per esempio, giusto qualche giorno fa abbiamo fatto un lavoro coordinato tra tutte le international school presenti sul territorio italiano, in cui i bambini di grade 5, quindi bambini di circa 10 anni, hanno fatto training agli insegnanti. So, per darle un'idea Quindi di... l'insegnamento al contrario. A volte sì, A a volte volte sì. sì. Grazie quindi a Chiara Travesi per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie a voi telespettatori di Video Bergamo per averci seguito fin qui. Il TG Bergamo torna domani puntuali alle 19:15. Vi auguro una buona serata.